Uno scempio da oltre 25 milioni di euro che continua a mietere costi. Così il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale pugliese, Francesco Ventola, ha definito l'ospedale Covid allestito nella Fiera del Levante. A pochi giorni dall'inaugurazione della campionaria, Fratelli d'Italia torna a puntare il dito contro le decisioni dell'amministrazione Emiliano. Noi ci presentiamo all'inaugurazione della Fiera del Levante con questo scempio. Una struttura che è stata realizzata, parliamo dell'ospedale Covid, costata oltre 25 milioni di euro, non serviva a nulla, che continua ancora a mietere costi, perché servono più di 4 milioni per smontarla. C'è un problema ancora di natura urbanistica non risolta con il sindaco De Caro, e quindi tra Emiliano e De Caro non si capisce che cosa ne vogliono fare, e un danno nei confronti dell'ente Fiera del Levante, perché di fatto ci sono degli spazi che sono stati sottratti a quella che è la naturale vocazione di questa struttura. I consiglieri ricordano i dubbi esposti in consiglio prima ancora della realizzazione dell'ospedale in fiera, definito dal partito una struttura inutile e costosa. Avevamo preannunciato in periodi non sospetti, ancora prima che aprisse, le difficoltà che avrebbe causato questa scelta scellerata di Emiliano, ma era la fase storica in cui bisognava creare le sensazionalità in questa regione. Noi crediamo che ci debba essere un progetto di rilancio che dia l'opportunità di attrarre investitori, riattrarre le figure che si sono distinte in Oriente o nel Nord Italia per far tornare ad essere la fiera, il fiore all'occhiello e il punto d'incontro per quanto riguarda il commercio barese. Qua abbiamo la verità di che cosa, dove ha portato Emiliano la sanità in Puglia. È plastica la presenza di un deserto, buttati via 35 milioni di euro fino ad oggi, perché stanno ancora arrivando decreti ingiuntivi e debiti fuori bilancio che in commissione bilancio stiamo esaminando.